Pesaro Città Cantiere, ora tocca alla stazione. Spaccio e rapine, pioggia di arresti dei carabinieri. Oncologia, la terapia può dialogare con l'arte. Ottobre a teatro col 76esimo Festival GAD. Al Memorial Ford, VL battuta dall'Alba Berlino. Buona serata a tutti voi, gentile pubblico di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio serale con l'informazione di Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80, che in questa edizione di giovedì 21 settembre apriamo occupandoci di lavori pubblici. Pesaro è infatti sempre più una città cantiere, soprattutto nei suoi snodi di viabilità più centrali. Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei lavori al cavalcaferrovia e al vicino sottopasso pedonale, ora si aggiunge anche il maxi cantiere di riqualificazione della stazione ferroviaria, un lavoro di concerto con RFI che fu annunciato 2 anni fa e che ora parte e che durerà almeno fino alla fine del 2025. Apre il terzo maxi cantiere nel giro di un centinaio di metri compresi nel cuore della viabilità cittadina. Dopo la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia e la demolizione e ricostruzione del sottopassaggio dei Cappuccini, ecco alzarsi i ponteggi anche alla stazione ferroviaria pronta a sottoporsi ad una cantierizzazione che durerà almeno 2 anni. Entra infatti nel vivo la riqualificazione frutto di un accordo con RFI stipulato a maggio 2021. 16 i milioni di euro di investimento, metà a carico del comune e metà finanziati dalla stessa rete ferroviaria. Gli interventi principali riguarderanno un nuovo ingresso, un rinnovato piazzale fabbricato viaggiatori, oltre ad una implementazione di parcheggi, spazi verdi e ciclabili. La previsione è di avere una nuova stazione pronta a fine 2025. Come è successo per il palazzo dell'ex intendenza di finanza in Via Branca, anche la stazione sarà ricoperta da un telone brandizzato Pesaro 2024 che verrà posizionato nelle prossime settimane. La riqualificazione si inserisce nel piano di trasformazione delle stazioni ferroviarie italiane in hub intermodali e poli di servizi più integrate nell'ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori. L'intervento di competenza del Comune riguarderà la progettazione e realizzazione della viabilità di accesso alla stazione ferroviaria e dei due parcheggi. Un lavoro di fatto concertato con quanto sta avvenendo fra cavalcaferrovia, sottopasso, asfaltatura parcheggi e il prossimo ponte ciclopedonale sul Foglia. Gli interventi di RFI saranno su un fabbricato dei viaggiatori, sul nuovo ingresso sud e sulla piazza di fronte alla stazione. E a pochi passi dalla stazione continuano i sopralluoghi dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti al parco Miralfiore. A finire in manette ieri è stato un 30enne nigeriano più volte denunciato per lo spaccio di eroina e cocaina. Il soggetto in questione è stato scoperto mentre si nascondeva in un casolare. 2 arresti dei carabinieri anche a Fano, dove sono stati fermati un 33enne e un 18enne ritenuti responsabili in concorso tra loro della rapina del 31 luglio al forno Marcolini, quando di notte minacciarono i panettieri derubandoli di 540 euro. A Del Clamoroso invece l'arresto è avvenuto a Sant'Angelo in Vado, dove un 35enne campano, venditore ambulante di frutta e verdura, ha derubato un anziano cliente del portafogli contenente 400 euro per poi dileguarsi col furgone. È emerso che l'ambulante aveva una lunga lista di precedenti per furti commessi con lo stesso modus operandi in giro per l'Italia. Il furgone è stato sequestrato e la frutta e la verdura sono state devolute in beneficenza. Ed ora passiamo alla politica. Cambio in vista nel Consiglio Comunale di Pesaro. Si dimette infatti il presidente del Parco San Bartolo, Stefano Mariani, al suo posto Davide Manenti, che a sua volta fu anche il precedente presidente del Parco San Bartolo. Cambio all'interno del Consiglio Comunale di Pesaro. Stefano Mariani, attuale presidente del Parco San Bartolo, si dimette dal Consiglio per questioni personali e familiari. Dall'assise di lunedì 25 settembre gli subentrerà Davide Manenti, a sua volta esponente della lista civica Il Faro, nonché past president dello stesso Parco San Bartolo. Stefano mi ha chiesto se potevo in qualche maniera prendere il suo posto in quanto a degli impegni personali.
Noi siamo la lista civica del Faro, del San Bartolo, ma prima di tutto siamo un gruppo di persone che da sempre portiamo avanti il civismo, no? All'interno del Parco San Bartolo, quindi come sempre con tutto l'impegno che possiamo alle problematiche del Faro e non solo, cioè del San Bartolo e non solo. Manenti rientra in consiglio per gli ultimi mesi dell'ultimo anno di Ricci sindaco, dopo essere stato già consigliere nel primo mandato dello stesso Ricci. La tutela e la salvaguardia del parco saranno il fulcro delle politiche su cui Manenti si concentrerà. Ci sia una gestione, diciamo, nel verde ottimale, dissesto idrogeologico, lotta a tutto quello che è, diciamo, le problematiche che arrivano, no? Sono tutti i giorni sulla stampa dovute all'incuria. E quindi si chiederà con forza alla Regione un contributo in merito a tutte queste questioni e soprattutto dovranno diventare prioritarie quelle che sono le vie a mare, solo da noi, no? Quando si definisce una strada che porta al mare non prioritaria, ecco, noi la pensiamo diversamente. E noi siamo sempre stati sul pezzo, anche quando non c'era la strada, qualcheduno dice che la spiaggia che c'è sotto Fiorenzuola è una spiaggia naturale, no, c'è una spiaggia sotto che deriva da tutta una serie di opere di consolidamento che l'hanno creata. E se quelle opere di consolidamento ci sono, bisogna dare merito a chi le ha fatte, alla Regione, al Comune che hanno stanziato le risorse necessarie, ma in particolar modo alle persone del San Bartolo, unici in primi che, quando sarà il momento, farò il nome, al merito di portare avanti tutte queste questioni senza mai stancarsi, e che sinceramente andrebbe solamente ringraziato. Ed ora un approfondimento del nostro Antonio Astuti in merito a tematiche della salute, ovvero quelle delle cure oncologiche che trovano nell'arte un alleato alle terapie. La persona non è la malattia, e questo è il sottotitolo del convegno che è stato presentato nella Sala Rossa del Comune in vista della realizzazione del convegno che poi sarà sabato prossimo, sabato pomeriggio all'Hotel Alexander. Si tratta di una visione innovativa dell'oncologia, si tratta di vedere la persona al centro della patologia, ma vista da un punto di vista multidisciplinare, ma non solo. Verrà affrontato soprattutto il tema di come chi poi in realtà si trova ad avere a che fare con questa patologia può affrontare meglio il percorso che, non dimentichiamocelo, oggi rispetto al passato porta molto di più verso una possibile guarigione. Il progetto Terapeia è nato quest'anno, precisamente a marzo, è stato inaugurato il 25 di marzo presso l'Hotel Alexander Museum, che ci vede ospiti anche in quest'altra occasione del 23, di sabato 23 settembre, con l'arte in oncologia. E nello specifico Terapeia come progetto ha come scopo la persona che è al centro, che non è la malattia ma è la possibilità, nonostante tutto, in una visione olistica e di forza mente, corpo e spirito. Esistono delle possibilità e delle terapie o comunque tecniche alternative che possono ritornare utile in un percorso oncologico, ad esempio come per quanto concerne l'evento del 23, e quindi abbiamo voluto unire attraverso il filo conduttore dell'arte, dove l'uomo non può prescindere nel suo stare bene, se non attraverso la conoscenza di se stesso e anche attraverso questo linguaggio non verbale che appunto è l'opera d'arte, per portare a far comprendere quanto la visione dell'uomo a 360 gradi non può rimanere all'esterno di un percorso terapeutico. Per fare questo mestiere ci vuole una grande passione che, grazie a Dio, io conservo anche a 50 anni. Passione per tutte le fasi del percorso del paziente oncologico. Ci vuole passione per la ricerca, per lo studio, per offrire al paziente la migliore cura disponibile al momento, quindi per assolvere la nostra funzione di to cure, di curare il paziente, ma curare con le medicine e offrire la migliore terapia disponibile grazie alla ricerca scientifica non è sufficiente. I nostri pazienti ci chiedono anche di entrare in relazione con loro, quindi di prenderci cura. In inglese si dice to care, non to cure, prenderci cura, entrare in relazione, conoscere il loro vissuto. I bisogni del paziente oncologico oggi sono molto aumentati.
come è diventata molto più variegata la figura del paziente oncologico. Ci sono pazienti che hanno avuto l'esperienza del cancro ma sono guariti e hanno dei tipi di bisogni, e dei pazienti che sono nel percorso di cronicizzazione della malattia, oppure dei pazienti in cui la malattia andrà male. Bisogna rispondere alle domande di tutti e avere cura, coccolarli, offrire bellezza in tutti i momenti di questo percorso è il principio che vogliamo portare con questa iniziativa. E anche io ovviamente ho cercato di capire che cosa sia stato fatto proprio in relazione all'arte come terapia. Ci sono stati tanti esperimenti, soprattutto nel mondo anglosassone, i musei anglosassoni hanno lavorato moltissimo in tale campo. Per l'oncologia invece mi pare di non avere trovato nulla, perlomeno al momento. Quindi propongo un progetto assolutamente innovativo e assolutamente privo comunque di possibili confronti. Quindi quello che vorremmo tutti insieme provare è lanciare un percorso, testare questo percorso, capire che cosa può interessare, che cosa può essere veramente utile nei confronti di una maniera di interpretare l'arte e di poterla vivere quotidianamente. Benvenuta a questa nuova visione. In realtà la storia della medicina nei secoli ha già questo concetto globale di salute. Questa riscoperta è assolutamente positiva, nel senso di considerare il paziente non un paziente ma una persona che per qualsiasi motivo ha perso la sua qualità della vita, in particolare in ambito oncologico, quindi con un problema molto impegnativo da risolvere. E il fatto di considerarlo sempre un essere umano con tutte le sue capacità e caratteristiche, e quindi occuparsi anche di questo, occuparsi della sua qualità della vita, occuparsi della sua relazione, prenderlo in maniera globale e non considerarlo semplicemente un organo malato. Il percorso oncologico prevede un coinvolgimento fisico e anche un coinvolgimento emotivo, affettivo, psichico. Quindi è necessaria un supporto di tipo psicoterapeutico, e questo va a vantaggio sia del sistema fisico sia del sistema psichico. La psicoterapia ipnotica in modo particolare è funzionale ad aiutare la persona a valorizzare il sistema immunitario e a valorizzare anche tutte quelle che sono le risorse implicite nell'organismo. Restiamo ad occuparci di tematiche della salute. Ammontano infatti a 600.000 euro i fondi nazionali da destinare nel territorio pesarese a servizi a persone con disturbo dello spettro autistico. Una gestione di fondi calibrata su progetti che questa mattina sono stati allo studio di un percorso di coprogettazione provinciale che coinvolge l'ambito territoriale sociale 1 come ente capofila, assieme ad associazioni del territorio sportive e culturali, soggetti del terzo settore e cooperative sociali. Ed ora parliamo invece del sempre più ampio programma del Career Day dell'Università di Urbino. Dal 9 ottobre prenderanno infatti il via i seminari tematici con le scuole. Dal 16 ottobre inizieranno i webinar. Tutto ciò in vista della settimana Clou, che dal lunedì 23 ottobre vedrà laboratorio in presenza, prima del 26 ottobre, giornata in cui il Salone del Trono del Palazzo Ducale ospiterà la fiera delle 56 aziende partecipanti con oltre 150 posizioni aperte e la cerimonia di premiazione degli studenti capolavoro nell'Aula Magna del Rettorato. Ed ora parliamo di cultura e in particolare di teatro. Oggi è infatti stato presentato il 76° Festival d'Arte Drammatica GAD. 8 le compagnie in concorso per una vetrina che si allarga anche a tanti altri appuntamenti teatrali e musicali fuori concorso. Vediamo. Questa 76° edizione del Festival si preannuncia come una tra le più importanti e più ricche anche di contenuti, non soltanto per quello che riguarda le compagnie che prenderanno parte al Festival, quanto anche per il contorno
attorno alla vita del festival. Ci sono tantissime iniziative molto importanti, molto, molto sostenute anche dalla partecipazione di un pubblico giovanile e di un pubblico anche di competenza, perché voglio ricordare che assieme ai giovani ci sono anche tanti spettatori che cerchiamo di intercettare dagli abbonati all'AMAT e che sono quest'anno molto, molto importanti e significativi. Il Festival Nazionale d'Arte Drammatica è soprattutto un concorso, ma non è solo un concorso, soprattutto da qualche anno è concentrato in una formula più compatta, quindi sono 2 settimane appunto di festival, quindi sono tanti gli appuntamenti che si aggiungono a quelli tradizionali degli spettacoli che si contendono i vari premi che poi verranno assegnati nella cerimonia conclusiva domenica 29 ottobre alle ore 11 al Teatro Rossini di Pesaro nella Sala della Repubblica. Dicevo, i titoli degli spettacoli in concorso li avevamo già annunciati, ma c'è tanto di più. Il festival inizierà il 16 ottobre con un doppio appuntamento, sarà la volta del GAD Festival Ragazzi, quel contenitore specificatamente dedicato ai più giovani in un festival che è interamente in realtà rivolto ai giovani, soprattutto delle scuole, però con 2 appuntamenti sono specificatamente per loro, soprattutto perché si svolgono anche la mattina. Il 16 ottobre è la volta di Storie Vere al 97% di Alessandro Barbaglia, portato per la prima volta Roberto Mercadini quando era molto poco noto, conosciuto solo da una ristretta cerchia di fan che lo seguiva soprattutto sui social. Ora è una star nazionale del teatro che ha un calendario intensissimo, però è molto affezionato al nostro festival e ha trovato una data per ritornare ancora una volta per la 4ª volta a Pesaro con uno spettacolo tutto dedicato a Shakespeare. I testi sono sempre da Shakespeare ma di Roberto Mercadini, che con la sua formula tradizionale di one man show delizierà la platea del pubblico la mattina alle 11 e la data è quella del 24 ottobre e anche la sera replicato per i più grandi che non hanno modo di venire la mattina ma che apprezzano il teatro appunto di Roberto Mercadini. E un altro evento a cui siamo particolarmente legati, che verrà ospitato dal festival, ancora un fuori concorso, è un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Forame e si innesta nell'anno in cui viene ricordata la figura di Franca Rame a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo è Pensando Franca, una raccolta di 3 monologhi ad opera di Valentina Lodovini, Lucia Vasini e Marina De Iuli, che saranno protagonista appunto di testi tratti da alcuni dei monologhi più significativi di Franca Rame. Sarà un modo anche per riportare nel nostro festival delle tematiche legate non solo a una grande attrice, ma soprattutto a un personaggio molto legato a tematiche di sensibilità, di lotta sociale e di impegno civile. È stato fissato per giovedì 28 settembre alle ore 18.30 il taglio del nastro al completamento dei lavori di restyling dello stadio Benelli di Pesaro dopo il radicale rifacimento del manto erboso del campo di gioco per un investimento di 900.000 euro. Tifosi dunque invitati per l'occasione ad una cerimonia che sarà seguita anche dalla presentazione ufficiale della squadra a disposizione di mister Simone Banchieri, che proprio lunedì 2 ottobre debutterà nel suo stadio con la Fermana dopo l'esilio di 2 gare casalinghe giocate sul campo neutro di Recanati. E dalla Vispesaro passiamo e concludiamo con la VL di coach Buscaglia, che ieri ha fatto il suo debutto stagionale alla Vitri Frigorena nel sempre emozionante Memorial Alfonso Ford. Avversario di turno una big europea come l'Alba Berlino, vediamo com'è andata. La commozione del ricordo di Alfonso Ford nel tradizionale Memorial dedicato all'indimenticato numero 10 biancorosso, mescolate assieme alle emozioni del debutto della nuova VL targata Buscaglia per la prima volta nella tana della Vitri Frigorena. Il tutto pepato da una sfida al cospetto di una squadra di Eurolega come l'Alba Berlino. Tedeschi che vincono a Pesaro 75-81 al termine di una serata nel ricordo di Alfonso. Da un video commemorativo al presidente di AEL Massimo Sierra, che ha letto una delle ultime lettere di Ford inviate all'associazione, fino all'omaggio della curva ad un campione indimenticato. Preambolo di una gara che ha visto la VL partire contratta prima di una buona reazione dopo l'intervallo. Noi non siamo partiti bene, onestamente, e siamo anche partiti emozionati. Sì. E io credo che sia bello anche questo, te lo dico, la prima partita in casa, non lo so, comunque abbiamo sbagliato 2 o 3 appoggi da sotto, onestamente non è stato un grande approccio. Tra l'altro nelle cose di energia come le palle vaganti, i rimbalzi, siamo mancati, dobbiamo dirlo. Quindi il lavoro è diventato quello di cercare con calma di ripartire da alcuni punti difensivi, offensivi, perché sennò la partita
va a bu, dove deve andare, invece no, bisogna ricompattarla. Secondo me abbiamo giocato un buon terzo quarto, dovete anche rapportarlo al primo tempo, insomma è stato talmente bruttino che è il terzo quarto. Secondo me abbiamo giocato un buon terzo quarto dove abbiamo avuto due cose sulle quali dobbiamo lavorare, sicuramente la transizione difensiva, perché ci siamo accoppiati non sempre benissimo, e poi i rimbalzi, soprattutto quelli lunghi, degli angoli, quindi coinvolgo tutti in questa cosa, perché l'hanno presi anche i piccoli i rimbalzi, li hanno presi solo i grandi. Però abbiamo fatto un bel terzo quarto, secondo me abbiamo continuato con i piccoli errori a farlo anche nel quarto quarto, per cui devo dire anche che abbiamo avuto delle buone situazioni difensive a metà campo quando eravamo schierati, e poi peccato per qualche tiro aperto. Adesso dobbiamo ancora lavorare su alcune robe, su alcune cose quando la palla è un po' sbasso, ma abbiamo anche fatto tiri aperti, ma onestamente siamo arrivati anche un po' stanchini, poi comunque sono usciti e fine. Però bisogna dare un po' ordine alla partita, perché sono partite che ti fanno fare una grande esperienza e ti fanno anche vedere in ordine su cosa devi lavorare. Aspettando il debutto di Brescia del 1 ottobre nello start del campionato, la VL fa i conti con le condizioni precarie di Bamford, ancora assente e sottoposto a lavoro differenziato per un'altra settimana, in cui il gruppo squadra punta a crescere ulteriormente di condizione. Noi stiamo bene, dobbiamo recuperare gli effettivi, essere un po' più lunghi, perché ovviamente questo ci aiuta, però noi ci stiamo lavorando, anche stasera portiamo via delle cose che rifaremo, delle cose sulle quali lavorare, cioè sono cose... Noi siamo sulla strada, anzi tra l'altro ti dico anche la verità, stasera era molto importante avere la capacità nell'intervallo di riattivarsi, cioè era molto importante dire ok, non è una gran partita, ok, il primo tempo ogni volta che eravamo lì c'è stato qualcosa per cui ci hanno ricacciato giù, dobbiamo tornare fuori a ripartire, capito? E noi secondo me siamo usciti bene dall'intervallo. Per la VL il Memorial è stato anche un suggestivo confronto con una squadra di Eurolega nutrita dalla stuzzicante presenza degli azzurri Procida e Spagnolo. Abbiamo giocato molto bene all'inizio della partita, soprattutto in difesa. Poi Pesaro ha giocato meglio, abbiamo avuto problemi. Fisicamente nell'ultimo quarto siamo andati un po' giù, ma comunque l'spirito della squadra è stato molto buono, che hanno saputo come vincere la partita. Abbiamo creato un bellissimo gruppo, io sono arrivato un po' dopo insieme a Gabriele, qualche altro per la nazionale, però ci hanno accolti super bene, insomma il mood della squadra e della società è ottimo e ci porta a lavorare tutti i giorni duramente. Abbiamo un'altra adesso vicino a Bologna e poi finisce così il precampionato, e del 29, il 28 abbiamo la prima partita a Heidelberg, quindi dobbiamo cercare di farci trovare pronti per quell'appuntamento. Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News, ma prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata, che in questo giovedì 21 settembre a partire dalle 21:20 è dedicata alla musica e in particolare alla serata di ballo latino Todo de Todo, che è andata in scena nei giorni scorsi allo Staria del Castello, e nell'occasione Rossini TV ha realizzato uno speciale che potrete appunto apprezzare questa sera. E come sempre l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini, rassegna stampa del venerdì, che come sempre sarà in diretta a partire dalle 7:20. E dunque vi aspetto domattina per Buongiorno Rossini, si conclude invece qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.